Andrea c'è una filiale di Popolare di Bari e sono tante le persone coinvolte. Io ne seguo già un grande numero, ma tanti altri stanno ancora aspettando di capire come si evolverà la situazione e quello che si potrà fare. Certamente da parte nostra è importante informare innanzitutto le persone e metterli davanti a quella che purtroppo è la cruda realtà, cioè quella di una banca che ha, tra virgolette, truffato i propri azionisti. Adesso aspettiamo quelle che saranno le prossime azioni del governo a tutela di queste persone e poi sicuramente bisognerà intervenire per cercare di recuperare quello che gli azionisti hanno perso. La responsabilità grande, ma riguarda tutte le banche, è quella della mancata vigilanza. Purtroppo in Italia c'è questo problema. Cioè non si vigila su quello che è l'operato delle banche e questo purtroppo porta a quello che è accaduto in Popolare di Bari. Voglio ricordare che prima del Popolare di Bari sono state le banche venete, Banca Puglia, nello specifico per il nostro territorio, e Carichieti, una serie di banche insomma che hanno subito la stessa sorte, nel senso che gli azionisti di quelle banche hanno perso i loro risparmi.